Welcome back. Okay, in the last lesson, we spent a little time exploring uh, what role uh, an idea plays in the, the movie making process. And in that, I went outside and I wandered around my neighborhood here in New York City, finding like random, kind of mediocre ideas that I think I could probably turn into a compelling little video. Hi guys! Sì, oh, sto facendo il corso di Casey Nested. pronuncia un po' difficile il suo cognome, lo, so, lo sa anche lui. Sto lavorando al video della prima lezione, praticamente il corso è diviso in due parti, però aspettate che appoggio la telecamera, che così sono un po' più comodo, se no ho questo braccio qua lungo, teso, con la telecamera che un po' si muove e, e fa male. Fa male, non fa male, però... Scomodo, così è, è più comoda la telecamera. Ho due computer accesi, poi vi faccio vedere, magari mentre lavoro qualche minuto, metto la telecamera dietro così vedete, in un computer Casi che ci spiega cosa fare. Nell'altro computer ho invece il video che sto montando che vedrete la settimana prossima. Come dicevo, il corso di Casi è diviso in due parti. La prima parte che ho già scoperto perché la sto già facendo, è iniziato il 10 di gennaio il corso, ci sta facendo... Eh, Creare un video spontaneo, quindi non avevamo l'idea, dovevamo uscire eh, dalla porta di casa e fare tre o quattro fotografie. Da queste tre o quattro fotografie trovare un'idea e sviluppare l'idea con, eh, con un video e dopodiché editarla insieme a lui. La cosa interessante di questo corso è che siamo divisi in classi, classi internazionali, da 20 persone. Nella mia classe ci sono. Eh, oltre a me altri due italiani uno è il mio amico Chris che in descrizione vi metto la sua pagina il suo canale youtube così potrete andare a vedere anche il suo di video molto bello io l'ho già visto perché lui l'ha già finito io non l'ho ancora finito e dopo c'è un altro italiano di Milano che però si è iscritto ma non ha mai iniziato il corso dopo c'è gente un po' da tutto il mondo quindi il video è in inglese ovviamente il mio inglese è pessimo, però l'ho fatto in inglese. Per quando lo caricherò su YouTube, ovviamente prima vi spiegherò che cosa ho fatto. Farò anche i sottotitoli, metterò anche i sottotitoli per chi non parla inglese, anche se comunque eh, ho parlato pochissimo e c'è tanta musica. Poco parlato, tanta musica. È un po' di giorni che non pubblico, eh, dall'inizio dell'anno ho pubblicato poco. Ovviamente sono tornato al lavoro e fino a ieri sono stato super impegnato perché avevamo un'ispezione, quindi dovevo preparare tutto quello che è la parte burocratica dell'ispezione. Dopo fare l'ispezione, fortunatamente è andata bene, 96 punti su 100 è stata ottima. Giusto, quattro piccole cose da migliorare che, però, nei prossimi dieci giorni si risolveranno. Di conseguenza, un po' più di tempo libero per iniziare a editare. Devo finire questo video entro domani sera. Mi sembra che è la scadenza. Quindi devo finire di montare questo video. Però lo vedrete la settimana prossima. Prima lo caricherò sul canale, sulla classe, sul canale della classe per avere qualche feedback, magari fare qualche piccola modifica. E vedrete che è uno stile completamente diverso. Da quello che ho fatto fino ad oggi, adesso so che il lanciamento del bianco non è ottimo, non so neanche se sono a fuoco. Giusto per dirvi due cose. Ieri, tra l'altro, oggi è il 29, no, due giorni fa, tra l'altro, finalmente la panda è partita. Eh, adesso è ancora nel Mediterraneo. La sto seguendo. Dovrebbe arrivare i primi di febbraio a Houston. Dico dovrebbe perché sembra in ritardo. Doveva partire il 10 di gennaio, alla fine è partita il 18. Mi hanno dato una data stimata di arrivo per il 2 di febbraio, però vi farò sapere, anche perché quando andrò a prendere la macchina, ovviamente filmerò il tutto e vi farò vedere. Altra cosa curiosa che non c'entra niente, però vi faccio vedere. It's like walking and talking to the camera, I hate that shot. But if the camera is steady, if it's locked off, meaning like I literally just rested on something, the viewer then is able to focus on what I'm saying versus the movement and things like that. Um questi sono tutti tipi di cinematografia che si imparano con il tempo, sembra ovvio, forse non ma per me è come... Like... Ho ordinato in Amazon eh, i cavalletto per la macchina fotografica perché avevo solo il, il tripiede, quello grande, questo qua invece quello piccolo. E Ne ho ordinato uno, mi sembra che costa 30 e qualche cosa dollari perché è uno bello solido e... Penso che l'omino che faceva le scatole invece di metterne una mi ha messo proprio un pacco. Quindi ce n'è una, il cavalletto che sto usando sulla macchina fotografica. Poi ce ne ho due, tre, quattro. Me ne ha, mandati, me ha mandato una scatola con quattro cavalletti. Adesso non so cosa farne. Uno probabilmente lo regalerò a Chris, il mio amico. Andate a vedere in descrizione il suo canale. E glielo regalo tanto non so cosa farmene ne ho ancora due e adesso vediamo o li vendo magari uno lo tengo giusto di riserva poi uno lo, o lo vendo o se conosco qualcuno che fa video che gli può servire magari glielo posso anche regalare intanto alla fine io non l'ho pagato allora settimana prossima eh, usciranno due video uno eh, che sarà il resoconto delle, delle prime due settimane del corso di videomaker che sto facendo. È un video di circa 6 minuti e mezzo, credo che arriverà intorno ai 6 minuti e mezzo. Sono arrivato adesso a 5 minuti e 34 secondi. C ho ancora un minuto, un minuto e mezzo di immagini da, da montare. Molto è carino, eh, mi piace perché è questa nuova versione di, di Fabrizio che mi sta portando a fare delle, delle modifiche, avere delle idee. Che inizieranno a febbraio perché ho ancora 15 giorni di corso da fare e per migliorare. Poi ho in mente due o tre cose da fare. Volevo anche dirvi che sono un po' confuso e preoccupato sul futuro perché nel gennaio 2022 io pensavo. Che avessimo raggiunto un livello di sicurezza a livello di pandemia, sto parlando migliore, un po' di conoscenza migliore anche a livello politico-governativo, perché ci sono delle decisioni che prendono i governi che purtroppo influenzano la, la nostra vita e noi Purtroppo non possiamo farci niente, ci dobbiamo eh, adeguare. Sto parlando ovviamente di viaggi in questo caso, quindi di confini aperti, confini chiusi, limitazioni per viaggi e, e quarantene. No? Questa cosa qua mi, mi sta un po' eh, preoccupando, sono un po' in uno stato diciamo confusionale perché dalla sera alla mattina le regole cambiano. In America si parla molto meno di quello che succede. Eh, la gente ne parla molto meno, le notizie ne parlano molto meno, i giornali ne parlano meno. Non è come l'Italia in televisione: si parla solo di pandemia, sui giornali si legge solo di pandemia e tra la gente, comunque, per strada, si parla tantissimo anche di pandemia. Invece, in America, proprio quasi non, non se ne parla, anche se i casi comunque probabilmente non lo so, ma probabilmente siamo sugli stessi livelli, però spero che nei prossimi mesi eh, si risolva al meglio per, non per me, ma per tutti, perché se si risolve al meglio per me, di conseguenza si risolve anche per tutti. Io adesso torno a lavorare, eh, devo finire questo video, di montare questo video qua per il corso, devo montare questo video e caricarlo sul canale così voi lo potete vedere settimana prossima due video uno come dicevo prima su questo sul video che ho fatto per il corso e uno su quanto ho guadagnato del 2021 durante il weekend girerò anche quel video lì quanto ho guadagnato nel 2021 così se siete curiosi di capire quanto ho guadagnato lavorando sei mesi a tempo pieno e lavorando sei mesi da remoto in giro per Europa e Italia eh, vi dirò anche quanto ho guadagnato per questo video dal Texas è tutto, passo e chiudo. Ciao!